Secondo la Gazzetta dello Sport, Roma e Marfiglia stanno pensando ad un clamoroso scambio di mercato. Zonzi all'OM e Strootman che tornerebbe a casa. Buongiorno ragazzi, sono Simon Singer Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano milanese. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e se volete anche un'iscrizione su Instagram. Link in descrizione. Comunque ragazzi, per me sarebbe qualcosa di favoloso. Zonzi è un giocatore che calcisticamente non mi piace per niente e non mi piacciono neanche i suoi atteggiamenti fuori dal campo. L'esatto contrario di Strootman, che dentro il campo mi fa impazzire e che comunque si comporta da professionista. Pensare un po' a Zonzi, che sarebbe stato l'ultimo che si sarebbe dovuto lamentare dopo una stagione fallimentare, la sua, non si è neanche presentato alle visite mediche per essere ceduto e poi è scappato e nessuno ha più avuto sue notizie. Vi sembra un comportamento da professionista, da uno che percepisce circa 3 milioni a stagione? Assolutamente no. Strootman una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta. Strootman però non ha giocato bene al Marsiglia e questo è sotto gli occhi di tutti. E proprio l'OM ha proposto alla Roma questo scambio. Petrarchi sembra ci stia pensando. Io lo prenderei al volo. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, anche perché l'età super giù è quella e quindi non ci sarebbero problemi sotto il punto di vista anagrafico. Lo stipendio più o meno è quello, anche se Strootman se lo ridurrebbe pur di tornare a Roma, abbasserebbe l'ingaggio di 4 milioni e mezzo. Per me ragazzi sarebbe perfetto, perfetto per i motivi che vi ho detto ieri in un altro video, se volete andatevelo a vedere se vi interessa l'argomento. Comunque è un professionista, è uno che conosce l'ambiente ed è un leader, un uomo spogliatoio che servirebbe assolutamente in una squadra del genere. Ovvio, Strootman l'anno scorso è stato cacciato dalla Roma e quindi molti membri in società non vedrebbero di buon occhio un suo ritorno, ma io da tifoso, come penso la maggior parte dei tifosi, lo rivorrei. Adesso, come adesso, se non dovessi comprare altri centrocampisti, per me sarebbe anche un titolare, magari al fianco di Cristante o di Yavarà, non lo so ragazzi, però non puoi metterlo in panchina Strootman. Molti dicono lo dobbiamo mettere in panchina e tenerlo come uomo spogliatoio. Ragazzi, non è un 35enne, è uno che può ancora dare tanto alla Roma. E per me, se non dovesse arrivare un top player, e ovviamente non arriverà, Strootman deve essere titolare. Vi invito a farvi sapere la vostra opinione, vi invito a lasciare un mi piace, un'iscrizione al canale e vi invito anche a seguirmi su Instagram. Link in descrizione.